Eccomi pronto Giovanna, ciao, il filmato è partito, bene. Tuo marito da casa ci guarderà, spero di sì. In collegamento a internet, ok, allora noi ci conosciamo da teatro, sì. Allora devo dirti che le parole, parleremo di enigmistica, le parole del teatro sono parole enigmistiche, perché teatro è anagramma di attore, vedi che ci sono le stesse lettere, perché si riesce a costruire il gioco enigmistico su tutto. Allora, ma non faremo questo gioco su queste parole perché te le ho già dette. Allora, abbiamo un amico in comune che lavora per Esma e Mistica, questo numero non c'è neanche un gioco suo, quindi faremo qualcosa di diverso. Tu mi hai detto che sai risolvere un po' i rebus. Eccoci. Se sono facili. Se sono facili. Allora ti faccio un gioco facile. Abbiamo preparato la pagina, ti ho spiegato già come funziona il meccanismo. C'è in ogni settimana enigmistica un verbis. Allora ti propongo, perché tanti miei amici non conoscono questo gioco, non sanno che esiste. Allora lo inquadro. Ecco, questo qui è a pagina 41. Comunque di solito c'è sempre in basso in ogni rivista. Allora il verbis è una specie di rebus senza la figura, però c'è una spiegazione. Adesso leggi pure a voce alta. Allora, della spiegazione o la frase? La frase. Ho invitato. Puoi leggere qui sopra. Okay. Ho invitato l'amico Ne a casa mia e lui ha accettato. Eccolo che arriva. Allora guarda, io ti ho preparato qui sotto il diagramma, cioè quello che faccio io quando non so risolvere un gioco. Okay. Vedi che c'è scritto 2242, sì. Punto di domanda, 2 punto esclamativo, ho preparato 2-2, tu dovrai dire, questo te l'ho spiegato prima, dovrai dire una parola di 2, un'altra di 2, una di 4, una di 2 che formano una domanda, sì. E una di 2 che dovrebbe essere una risposta. Una risposta, beh, una risposta di 2 lettere. Di 2 lettere, o sarà... o no o sì. Oh, sì. Bene, bene. Beh, quasi. La spiegazione l'abbiamo fatta, adesso manca soltanto da trovare la soluzione. Okay. Soltanto nel senso che adesso questo devi farlo tu. Ok. Ok. Allora devi parafrasare quello che c'è scritto lì. Okay. Di questa persona che arriva e quello che arriva, che arriva a casa. L'amico. Io ti consiglio un sinonimo di arriva. Se arriva una persona, come potresti dire? Eccolo che viene. Quante lettere ha? Viene. 5 lettere? Sì. Allora non ci sta. Ecco, allora, non ci sta. Allora ti consiglio. Come in inglese potrebbe andare. No, ma falla diventare da 4 lettere nel discorso corrente. Vien, aulico, vien. Vien, esatto, vedi, vien. E allora dove ci sono quei 4 spazi? Prova a mettere la parola. Ma scusa, Ale non ti ha mai insegnato a fare questi giochi? No, parliamo di cinema. Parli di cinema, ok, va bene. Lo sgriderò, sì. Perché dovrebbe insegnare questi giochi. Sì. Allora, non come l'insistenza che faccio io, comunque. Allora, guarda, la frase risolutiva sarà una parola di 4 lettere e una di 8. Ok. Quella di 8, quindi, deve iniziare per Vien. Conosci qualche parola di 8 lettere che inizia per Vien? Vien? Viennetta. Viennetta. Il dolce. È il dolce. Ma Viennetta si scrive con 2 T? Esatto. Allora è di 9. Qualcosa con le Vienne. È Vienna. Viennese. Viennese. Viennese ha 8 lettere. Sì. Allora ti dico che siamo sulla strada giusta. Okay. Però viennese sarebbe... Prova a scrivere subito dopo Vien, cosa dovresti scrivere? Quelle 2 caselle. Scusa, dopo Vien? Sì. Vien Ne, guarda. Ne, l'amico. Esatto, il nome di questa persona. Quindi Ne, mi scrivo. E quella risposta, viennese. Viennese. Che potrebbe essere, sì. Quando qualcuno dà... ha accettato, quindi viene, sì. Perfetto. Okay. Quando qualcuno dice la risposta esatta si accorge da solo, questo mi piace. Okay. E quindi viene, dove viene? A casa mia. Allora, se tu mi inviti a casa tua, sì. Dici vieni a casa mia, oppure vieni, vedi, qua. Vieni
due parole di due lettere. Vedi che mancano due parole di due lettere. Vieni da me. Qua da me. Ecco, me. E se scriviamo da me, la frase risolutiva sarà? È giusto? E prova a scrivere, vediamo se viene fuori qualcosa. La frase viene me. Sì. Sì, e quindi la frase è da me viene. Sì, la soluzione del rebus, le prime quattro lettere sono dame. Dame Viennesi. Del signore Viennesi. Wow. Capito adesso? Che soddisfazione, okay. Io cerco di inquadrare i miei amici quando li salvano, perché è sempre una soddisfazione unica vedere la loro espressione. Dame Viennesi, okay. Ecco, okay. Non era facile, no. Però l'abbiamo risolto. Perfect. Wow. Puoi riprendere il colorito normale perché sei stravolta, no? Brava. Thank you. Adesso a telecamera spenta faremo qualcosa di più difficile. Okay. Grazie. Grazie a te. Ciao.